una serata da ricordare per la famiglia D'Agostino. Sabato 29 settembre si è tenuta l'inaugurazione della nuova concessionaria Mitsubishi in via Nazionale Torrette, in concomitanza con la presentazione della nuova classe A Mercedes-Benz nel nuovo showroom. Non è mancato nulla per gli ospiti presenti, dalla musica agli spettacoli dell'opera circus fino all'arte del body painting per un evento in grande stile. Con Angelo D'Agostino oggi si inaugura Mitsubishi Mercedes-Benz Dagauto, un binomio che si spera possa essere vincente. Sì, è un binomio, speriamo che possa essere vincente. L'abbiamo accostato a un marchio di grande prestigio come Mercedes, è un marchio anche di prestigio, però non certamente come Mercedes, ma molto, molto abbordabile, ed è un marchio anche molto sperimentato, quindi è molto lungo come marchio, quindi va benissimo, credo. Un'ottima affluenza, tanti curiosi e anche affascinati dal mondo Mercedes e dal mondo Mitsubishi, body painting, insomma non ci siamo fatti mancare nulla all'inaugurazione. Beh, noi quando facciamo le cose ci piace farle bene, quindi io non è solo un merito mio sicuramente, devo ringraziare tutti i collaboratori, soprattutto in particolar modo mia figlia Teresa, che è molto brava a organizzare queste cose. E poi la differenza la fanno gli ospiti, vedo che c'è tanta gente, io sono contento, mi fa piacere che c'è questo movimento, almeno per farci conoscere, perché è da poco che siamo qui, quindi non tutti sanno che c'è Mercedes ad Avellino, ma è anche Mitsubishi. Poi ovviamente per gustarsi un po' queste automobili così belle ed eleganti ci sarà poi tempo, prova su strada, diciamo. Beh certo, prova su strada, ci auguriamo che tutti quanti hanno la voglia di provarle e possono assaporare, ecco, il piacere di guidare sia Mercedes sia Mitsubishi. Facciamo irruzione, chiediamo scusa, siamo con Veronica Bottigliero e Sergio Eco. Ci puoi spiegare un po' cosa succede qua? Cosa succede? Sì, allora stiamo dipingendo appunto per la nuova classe A Mercedes-Benz due modelle, Maria Carla Pennino e Andrea Merone, e ci stiamo ispirando a tutto ciò che è la tecnologia, l'idea di una donna che possa essere anche un cyborg, una macchina, un qualcosa che sia appunto meccanico. Quindi stiamo cercando di svolgere questo lavoro. Chiedo, siete stanche? Un pochino, dai. La preparazione è sempre così, però comunque è bello perché fondamentalmente siamo opere d'arte, quindi è sempre bella come esperienza. A proposito di opere d'arte, voglio chiedere da quest'altra parte, il body painting, insomma, in cosa consiste semplicemente? Creare qualcosa di artistico sul corpo, quindi cercare una nuova arte, una nuova dimensione, e cercare di farlo diventare qualcos'altro, qualcosa di fantastico. Serve l'ispirazione, quindi vari temi, ispirazioni diverse. Eh sì, qualcosa di, diciamo, di futuristico anche, usando dei colori moderni, usando dei colori vivaci. Noi infatti sono fluo, sono colori fluo. Lei stava guardando in particolare quest'auto, le piace? Sì, certo, è un bel modello, hanno fatto un bel restyling della CLA, in generale di tutte le macchine, quindi è sempre l'occhio vuole anche la sua parte, la Mercedes ci ha preso in pieno. Una bella inaugurazione questa sera, la serata ideale proprio per ammirare i modelli Mercedes. Certo, è chiaro. C'è anche un altro concessionario qui vicino, la stessa proprietà, quindi hanno ingrandito il loro parco macchine e vendite, immagino. In futuro magari una Mercedes, chissà. Ci pensiamo. Con il consigliere comunale Stefano Luongo, anche lei qui all'inaugurazione Mitsubishi Mercedes-Benz Dugout, una bella serata, alle nostre spalle il maxi schermo con la proiezione del body painting, non si è fatto mancare nulla questa sera della sì. Mercedes-Benz. Sì, un bellissimo evento organizzato nei minimi dettagli, sono felice di essere qui insieme a tutti quanti i ragazzi del nostro gruppo per questa occasione, il momento anche quindi per fare gli auguri all'onorevole D'Agostino, che appunto ha deciso di immettersi in questo mercato, di aprire questa concessionaria e di lanciarsi in una nuova sfida. Auguri che il tutto possa andare verso il meglio, e ora ci godiamo una serata che è sicuramente piacevole, con buona musica, con buon cibo e con tutto quello che serve per allietare appunto un bel sabato sera.
Ci vuoi svelare la tua preferenza, Mitsubishi, Mercedes? Vabbè. Premettendo che sono ovviamente entrambe top. Sono due grandi marchi, due grandi target, però alla fine è chiaro, Mercedes, ci sono dei modelli sicuramente bellissimi, però ho visto dei modelli della Mitsubishi, uno ammetto di averlo provato personalmente, che rendono, che sono delle macchine che qualità-prezzo possono sicuramente essere utili, essere buone, sai, magari ci sta questa cosa, la Mercedes è sicuramente una macchina più blasonata, e invece chiaramente in base anche a quelle che sono le differenze economiche, penso che si va a prescindere da quali due sulla qualità certificata. La famiglia D'Agostino, che ancora una volta ha dimostrato di aprire una concessionaria al passo con i tempi. Bella, bella, bella la manifestazione, bello tutto, la location. C'è anche la musica. Anche la musica, sì. Auguri, auguri. C'è stato un brindisi, lo vogliamo ripetere per questa inaugurazione stasera? Assolutamente sì, tantissimi auguri alla famiglia D'Agostino per questa nuova inaugurazione del punto DAG, Mercedes e Mitsubishi. Anche lei all'inaugurazione questa sera, una bella serata, c'è musica, c'è il body painting e tanti modelli di autovetture Mitsubishi e Mercedes. Sì, una cosa molto bella che ci inorgoglisce soprattutto come provincia, insomma, che si muove, provincia che spera, insomma, in queste proposte per andare avanti, per svilupparsi, insomma. Una cosa molto bella, fatta bene, organizzata bene, complimenti a tutti, insomma. E poi i prodotti sono di qualità, sia soprattutto le automobili, insomma, che rubano la scena, insomma, ma anche il contorno è fatto molto bene e curato nei minimi particolari. Una bellissima serata. Stasera l'inaugurazione della Mitsubishi Mercedes-Benz targata DAG Auto, una bella serata anche tu qui presente. Una serata meravigliosa, sono lieto come penso tutte le persone di aver fatto parte di questo evento inaugurativo. Veramente auguro il meglio perché ci sono delle macchine straordinarie. Hai una preferenza magari? La mia preferenza è quella macchina lì, è stupenda, secondo me è paragonabile ad un carro armato, se la puoi inquadrare il cameraman. Mitsubishi, straordinaria. A mio avviso quella lì, l'asfalto lo divora. Anche spettacolo, musica, balli, insomma. È tutto ineccepibile, meraviglioso. Grazie. Consiglio a tutti di venire qui. Eccoci qua, siamo con i ragazzi, guardate che belli, dell'Opera Circus Animation, qui presenti all'inaugurazione Mercedes-Benz Mitsubishi, avete preparato dei balli, com'è andata e insomma cosa vi è sembrato di questa serata? Una serata bellissima, posso affermare riuscita. Un ringraziamento va sempre a loro che ci hanno voluto qua, i veri artefici dell'evento, ai miei ragazzi, ma al pubblico che ci segue ovviamente, Opera Circus Animation, e D'Agostino, venite anche la concessionaria DOC, un prodotto. Li vogliamo presentare, almeno i nomi, li vogliamo far. Sono Alessandro. Marica. Gianni. Andela. Arturo. Avete preparato quanti balli per stasera? Quanti balli avete fatto vedere, insomma, al pubblico qui presente? Sono state presentate cinque coreografie che loro giustamente ci tengono a preparare per ogni evento che portiamo in giro per tutta l'Italia. E sono onorata di essere qua, come ho già detto prima. Complimenti. Grazie. Un bacio a tutti voi che ci seguite. Ciao.